Ciao amici Un Sardo a New York, siamo a Central Park e vi portiamo a fare un'esperienza nuova che probabilmente non si potrà più fare da ottobre. Infatti andiamo a fare un giro con le barchette a remi della Lob Boat House. Sigla! Eccoci qui. Il noleggio costeggia il più famoso ristorante. Questi sono i costi. $20 per un'ora, speriamo di reggere un'ora e andiamo a vedere come si fa. Ok, abbiamo pagato i $20 e adesso andiamo a prenderci la barchetta. Se non la riportiamo entro un'ora ce ne addebitano altri 20. Il costo è di 20 a persona, perché lo sappiate. Siamo partiti. Speriamo di non andare a sbattere contro nessuno. Tocca fare ginnastica anche oggi, perché dice che è una cosa molto romantica. Non credetegli, perché è solo una cosa molto faticosa. Amici di Un Sardo a New York, stiamo per andare a fondo e a sbattere. Però guardate che figata questo panorama. Guardate, Bethesda Fountain. E adesso gira gira. Gira gira. Tanto ci sono sempre io, gira gira. Vi facciamo vedere il Sanremo Building. E poi dopo il Sanremo si parte per il Bow Bridge. Via! Eccoci, questo è eccoci, siamo arrivati a Bow Bridge, il ponte più romantico di New York. Anche quello, come la barchetta, non credeteci. Passiamo sotto il ponte, forse. Eccoci, abbassate la testa. Le tartarughe. Abbiamo tirato il remo in barca, come si dice, per fare un riposino, perché questa barchetta è bella, è una figata, perché sei in mezzo a Central Park, è veramente fantastico, ma se ci mettessero un motorino non sarebbe malaccio. Intanto dietro di me sempre il Sanremo, non si vede perché questo giochino riconosce la faccia, eccola qua, ecco il Sanremo, non la faccia. Sono passati 50 minuti, abbiamo visto tutti i ponti da sopra e da sotto e siamo distrutti. Stiamo rientrando morti di caldo e di stanchezza, però questa cosa della barchetta è una figata. Mi dispiace non averlo mai fatto prima e mi dispiace anche che presto probabilmente chiuderà. Andiamo a riportare la barca. Distrutti ma felici, dalla Lob Boat House è tutto. Se vi capita di venire prima di ottobre, fate questa attrazione assolutamente, perché è troppo divertente e si fatica un po', eh. Se vi è piaciuto il video mettete un like e seguite il canale, mi raccomando cliccate sulla campanella per i prossimi aggiornamenti e cercatemi su Instagram e Facebook. Ciao a tutti, grazie.